Accordi speciali sono stati messi in atto per aiutare la regina a partecipare a un toccante servizio funebre nazionale per il principe Filippo oggi. I funzionari di Buckingham Palace e dell'abbazia di Westminster hanno lavorato per dare alla sempre più fragile monarca di 95 anni ogni possibilità di partecipare alla funzione, adattandola per il suo comfort. Il servizio è stato limitato a 40 minuti invece di un'ora e la regina, che stamattina prenderà la decisione finale se si sente abbastanza mobile per partecipare al suo primo fidanzamento ufficiale fuori da una residenza reale dall'ottobre dello scorso anno. Siederà in un sedia comoda mentre altri nella congregazione stanno per inni. Verrà portata da un ingresso laterale accanto all'angolo dei poeti nell'abbazia di Westminster e camminerà, possibilmente con l'aiuto di un bastone da passeggio, al suo posto per evitare la passeggiata molto più lunga dalla Great West Door all'estremità della navata dove la famiglia reale si siede. I funzionari avevano discusso di portarle un posto più comodo, ma ieri è stato deciso che si siederà su una delle due sedie canadesi usate sempre dal sovrano o dal membro più anziano della famiglia reale ai servizi nell'abbazia. Le sedie in stile veneziano realizzate in betulla canadese e presentate dal Canada Club o l'abbazia nel 1949 in memoria dei canadesi caduti nella Seconda Guerra Mondiale, sono dotate di comodi cuscini per alleviare ogni disagio che potrebbe provare. La regina è stata strettamente coinvolta nei piani per il servizio, che includerà molti elementi che rifletteranno i suoi desideri così come quelli del duca di Edimburgo, il cui progetto per il suo funerale ha dovuto essere abbandonato nell'aprile dello scorso anno a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. Nell'abbazia di Westminster, dove ha fatto promesse che hanno definito una vita di dovere volontario e servizio energico, rendiamo grazie per Sua Altezza Reale il principe Filippo, duca di Edimburgo, dirà il decano di Westminster, il reverendo David Doyle. Uomo di rara abilità e distinzione, giustamente onorato e celebrato, ha sempre distolto la nostra attenzione da se stesso.